Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Allora, ve l'avevo promesso e siamo qua con i top low cost e ho avuto in questo mese e mezzo delle scoperte assolute skincare, make-up, haircare. Partiamo perché ne ho delle belle. E tra l'altro tutto il mio make-up di oggi è completamente low cost. Adesso non so come traduca in camera, ma dal vivo sembra un make-up costoso, ve lo garantisco, anche la base. Allora, partiamo. Sono il fondotinta, non è una scoperta low cost perché l'ho provato oggi per la prima volta, l'ho appena comprato. È il Photoready Candid di Revlon nella versione Glow. Ah, è molto meno coprente del classico, è più una coprenza light to light medium, ma non è stratificabile. Però poi sono andata col mio correttore di Astra in tre nelle zone dove avevo da coprire e il risultato mi piace moltissimo. Infatti, per non opacizzare e non appesantire, ho usato la mia cipria di Hourglass in polvere libera per lasciarlo luminoso. Vabbè, andiamo avanti. Allora, scoperta top. Questa è di Equilibra, Aloe Bellezza Naturale Cryo Gel Cellulite. 97% di origine naturale con caffeina, carnitina, centella e mirtillo, senza parabeni, siliconi, profumo aggiunto e petrolati. Non vi parlo da un punto di vista di cellulite perché sapete che la cellulite è una, si può definire una malattia. Le creme non tolgono la cellulite, al massimo possono migliorare gli inestetismi provocati dalla cellulite, ma comunque se abbiamo i buchi ce li teniamo. Quindi, l'ho compresa. Questa io la considero più che altro per quanto riguarda pesantezza delle gambe, generale effetto drainage e idratazione. Ed è fresca ma non troppo criogena, si assorbe subito e sento proprio le gambe più leggere e in generale la pelle delle gambe più belle. Costa niente, è già il secondo tubo. Adoro tantissimo. Poi, questo prodotto, per quanto mi riguarda, è qualcosa che indica veramente qualcosa di bello, ma anche a livello del significato. Perché che un'azienda come Garnier abbia fatto un passo così importante nella direzione del naturale, dell'ecosostenibilità, del less plastic, eccetera, secondo me è bellissimo. Sto parlando di questa nuova linea di Garnier, è quella a base di hemp seed oil, e tra l'altro questa dietro è anche biologica. Ma a parte questo, è una formula vegana e tra l'altro l'olio di canapa è pressato a freddo in Germania e contiene anche vitamina E. Dunque, è una formula, dicevo, vegana e certificata. Poi, il cardboard esterno è 100% riciclato, scusate, riciclabile, ed è fatto con la carta presa da foreste che sono trattate nel rispetto della natura, eccetera. Quindi, insomma, senza esagerare, ecco. Poi la lamp utilizzata è prodotta in modo organico rispettando la biodiversity. Poi il pack secondario ha il 49% in meno di plastica, infatti sembra quasi come una carta plastica al tatto. Ha il tappo più corto e più leggero per utilizzare meno plastica e insomma, in generale trovo che sia una bellissima idea e sposo tantissimo, ma parliamo del prodotto perché alla fine è quello che mi interessa, nel senso come risultati. Viene considerato per pelli stressate e sensibili, è una sorta di crema gel, super fresca, arriva a rottura rapidamente lasciando questo bagno di idratazione fresco sul viso, non sa quasi di niente e io ho notato proprio la pelle che è meno arrossata, meno secca, più luminosa, è un prodotto che potrebbe essere tranquillamente, per quanto mi riguarda, un prodotto costoso. Dà proprio un bel risultato visivo, super consigliato. Poi andiamo avanti col make-up perché ho una chicca. Questa palette potrebbe essere, non so di chi, si chiama Sweet Mint The Deep Deep Sea. Ok, non fateci caso, io l'ho fatta cadere. Infatti ho rotto lo specchio e ho rotto l'ombretto che ho ricompattato. Ma a parte questo, il color scheme è meraviglioso, finalmente dei verdoni, degli oro verde, non soltanto la classica palette calda perché è calda. C'è solo un ombretto che non mi piace tantissimo nella palette, che è questo qua, perché va stratificato parecchio, non è super pigmentato, ma il resto. Io ho utilizzato un gradient di marroni nella piega. C'è questo marrone borgogna con glitter dorati che è da svenire. L'ombretto che ho sulla palpebra sembra in crema. Guardate cos'è. È un duochrome
Copper e verde acido, l'ho messo tutto sulla palpebra e brilla di luce propria, ok? I matte sono pigmentati il giusto e super sfumabili. Gli shimmer, tipo, sono bellissimi. Guardate la profondità di questo, che è uno studio di bronzo con sottotono rosa antico. È una palette che non costa niente ed è bellissima. Ho anche usato i glitterini col dito all'angolo interno dell'occhio. Dura tutto il giorno sugli occhi, si sfuma, si applica facilmente. Bellissima, super scoperta, super contenta di averla scoperta, perché probabilmente è la top scoperta di tutto il video per quanto mi riguarda. Veramente un prodotto top. Ah no, ce n'è anche un'altra di cui sono molto fiera. Comunque andiamo avanti. Poi, due terre, non una ma due. La prima è questa qua di Elf. Vi avevo detto che se l'avessi trovata l'avrei comprata, quella Primer Infused. E me ne sono innamorata. Io ho preso il colore Forever Sun Kissed, non so se ci sono altri colori. Le fa leggermente kickback quando prendete il pennello, ma sul viso è cremosissima, bella neutra, bella sfumabile, bellissima. E questa è di Catrice, si chiama Face and Body Bronzer SPF 20. Questo prodotto è magico. Io l'ho utilizzata anche oggi al di sopra di quella della terra di Elf. È leggermente luminosa, ma veramente poco, con un tono molto neutro come sottotono. E sul viso applicata è bellissima ed è una SPF 20. Adorissimo. Rimanendo in tema Catrice, per chi ama la pelle glow, quindi quell'effetto molto luminoso, io vi straconsiglio il Sungasm Summer Glow Makeup Setting Mist. Io l'ho messa su anche adesso e proprio mi ha ridato un super sheen post cipria. È veramente glow, bello, bello, bello. Poi, un prodotto che mi piace tantissimo, che è il primer che ho usato oggi, grande scoperta, è di Essence, della linea Eye Beauty ed è l'Hydrating Face Primer with Hemp Seed Oil, Moisturizing Refreshing Vegan, è anche vegan. Allora, perché mi piace? Perché è una fusion tra una crema di trattamento grazie campane e un primer. Ha questo colore giallastro e questa texture che sembra super ricca, in realtà appena siete sul viso arriva a rottura subito, ma lascia proprio la pelle come rimpolpata, perfetta per l'applicazione del make-up. Ma proprio bello, sembra un prodotto più costoso. E so che questo mascara non piace a tutti, ma a me è piaciuto. Non è l'effetto va-va-voom dei vecchi mascara di Essence, è sempre la stessa linea Eye Beauty. E tra l'altro, questo è un mascara vegan, che permette di fare, cioè che tratta anche le ciglia con degli attivi. È quello che ho su oggi. Se voi lo mettete in questo modo, quindi invece che fare zigzag, continuate a pettinarle, si stratifica e arrivate, secondo me, a un effetto molto, molto bello. Quindi consigliato. Poi, menzione d'onore, ma ve ne ho già parlato, alle piccole palettine di Elf, anche se sono molto molto buone, però questa, ciao, netto. Vabbè, andiamo avanti. Poi, anche qui ve ne ho già parlato, perciò menzione veloce, i The Gloss di Revlon. Io li adoro, hanno una formula stratosferica, per niente appiccicosa, super scorrevole, super glossata. Qui c'è il mio preferito di tutti, che è il colore 215 Supernatural, e qui ne ho due della collezione con Ashley Graham, vedete? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi i cani dei vicini, top. Poi andiamo veramente a un prezzo bassissimo. Stra, mi è piaciuto molto l'Happy Hemp Hippie Lippie Balsamo Labbra, sempre all'Epsid Oil. E mi piace molto, è mentolato, il corpo, il tubo, insomma, piccolino. Idrata molto bene le labbra, mi ricorda vagamente il Kush Lip Balm di Milk, ma costa niente. Quindi super consigliato. Ah, se ve lo state chiedendo, della linea questa qua di Catrice c'è anche la BB Cream con SPF 20. Mi è piaciuta, ma è molto leggera da applicare con le mani, poco coprente, perfetta secondo me in piena estate. Sicuramente per me la scoperta è stata la terra. Poi, altro top del video, l'altra cosa che mi ha lasciato a bocca aperta, e sto parlando di questo meraviglioso set di rossetti di Only Oily. Sono 5 rossetti e tra l'altro, cioè, ne vogliamo parlare della sciccheria. Ok, sono rossetti matte, ma quel matte vellutato. Arrivano, vedete, in una confezione così, tutta glitterata, e poi avete i case che li contengono. Allora, per
Perché mi piacciono? Perché io con questi rossetti ci gioco, specialmente miscelandoli. E ora vi spiego perché. A parte oggi che ne ho messo uno da solo, che mi piace moltissimo, utilizzato con una matita un po' più scura, che è il numero 33. No, scusate, aspettate, che mi confondo perché ci sono due nude e vi voglio far vedere quello giusto. No, è questo, scusate. È il numero 1 ed è un nude bellissimo anche da solo. Un bel nude neutro, ma io l'ho abbinato a Spice di MAC, la matita, vedete? Scurendo i bordi e i contorni e dà questo effetto nude neutro con una punta di freddo che secondo me è bellissimo. Poi questi due mischiati sono l'8 e il 2 insieme. Sono tipo il rossetto dei miei sogni. Uno è un corallo, bellissimo anche da solo. Guardate com'è coprente e saturo il pigmento. Questo invece, che è il numero 8, lo metto tantissimo anche da solo. È il classico nude borgogna medio scuro che utilizzo in inverno. Guardate cosa succede se li miscelo. E come li miscelo? Semplicemente metto prima lo scuro, poi sopra il chiaro e col dito li spalmo sulle labbra o sulla mano e poi li metto. Se io li mischio, viene fuori tipo un nude medio rosa. Malva, stupendo. Poi posso aggiungere, ad esempio, dico ok, appena un po' più di scuro, ma lo faccio sempre, ci gioco proprio, mi piace tantissimo. E guardate che bello che diventa. Insomma, li mischio sempre, via. Nel kit c'è anche questo qua, io questo per me è un po' chiaro e un po' freddo, lo uso solo come punto luce al centro delle labbra, però mi è molto comodo per miscelarlo al borgogna che c'è nel kit, che è il numero 12, che ha un bellissimo scurone, bellissimo, con tanto viola. Miscelato insieme lo schiarisce e lo rende come un po' più cashmere di Lime Crime. Vi dicevo, è un matte, un satin matte, la formula ha un'ottima durata e non secca per niente le labbra. Costa niente questo set, qualcosa tipo 1,5 € a rossetto. Straconsigliato, specialmente se volete fare come me e giocarci. Poi, ritornando alla linea AMP di Happy AMP di W7, ah scusate, il balsamo labbra di W7, non so se l'avevo detto, anche il gloss. Chilled Out Lip Plumping Gloss mi è piaciuto molto. Visto così, no, perché sembra che abbia quella perlata da rosa nonnetta che proprio non si fa, non si fa, non si può fare. Ma in realtà sulle labbra la perlatura sparisce quasi del tutto e dà questo effetto rosa chiaro molto molto carino e soprattutto sembra quasi più un olio labbra che un gloss. Con la Maria sul capo. Vabbè, comunque avete visto che sono un po' nel vibe comunque del non troppo matte matte matte. Poi allora, questo prodotto costa poco e secondo me, anche come primo approccio alle misto, per averne una da borsetta va benissimo. Fa parte della linea skincare di Beauty Bay e questa è la loro mischia, Refreshing and Hydrating Skin Face Mist. E contiene un concentrato di minerali, e sono veramente tanti, sodio, zinco, magnesio, manganese, e poi contiene un super berry blend che sono praticamente tre berries australiane che vanno a lavorare su un effetto super radioso e super antiossidante. E tra l'altro, dove avevo letto, vegan, è cruelty free e vegan ed è una formula attiva con il minimo di ingredienti, molto semplice, in plastica, leggerissimo, e la micronizzazione va benissimo, guardate. Il getto non vi bagna, anche se ve la spruzzate sul trucco durante il giorno. L'ho pagata qualcosa come 5 euro. Super consigliato. Poi, questa è una meraviglia. Questo è un mono di L'Oreal. Si chiama Pure Pigmented Color. E il colore non c'è. Perfetto. Comunque è l'argento, quindi non dovreste sbagliare. Guardate, questo credo che sia uno dei più belli argenti che io possiedo insieme a quello di Natasha Denona. Così. Tra l'altro a me ultimamente piace tantissimo abbinare un marrone caldo con l'argento. È un'abbinata forzata che mi piace molto. Se cercate un ombretto argento, anche per fare dei punti luce diversi o negli smokey eyes neri grigi al centro della palpebra, questo è super consigliato. Poi ho quasi finito. Due maschere in tessuto. La prima, questa è splendida, è di Olika Olika ed è la 99% Fresh Moisturizing Soothing Gel Jelly Mask. Shit! Organic Complexion and Cooling Soother.
Testata dermatologicamente all'aloe. Io questa è la prima che ho fatto, l'ho fatta al mare, ero rossa dopo 10 minuti, avevo la pelle perfetta. Anche voi nelle stories mi avete detto, Giulia, mamma mia, come si vede? È una di quelle maschere in tessuto che voi la fate e si vede la differenza, specialmente se avete la pelle secca, arrossata, o magari avete qualche brufoletto e quindi è molto rossa perché è infiammata, è stupenda. E mi è piaciuta, infatti l'ho ricomprata, di Sephora, della nuova linea, quella 95% naturale, la Mask Vitamine alla Papaya Vitamina C. Tra l'altro sono fatte le maschere in tessuto di fibra di banana, praticamente, e questo è l'effetto éclat. Si tengono su solo 5 minuti e mi piace tantissimo. Ha veramente un bel effetto. Infatti voglio provare le altre della linea. Ultimi due prodotti. Se capitate in un DM, correte a comprare la Balea Body Cream Copacabana. Questo è ovviamente un tentativo di dupe della famosissima Boom Boom Cream di Sol de Janeiro, che io adoro. Però, ragazze e ragazzi, ha un profumo che ci assomiglia moltissimo. Estate misto caramelloso. Una texture che è leggermente meno soda, ma anche più veloce da stendere. Ce n'è un bidone e non fascia bianca. E si assorbe in un secondo, lasciando sulla pelle un profumo che vi posso garantire si sente per ore. No, vabbè, la bontà. Non ha caratteristiche particolari se non profonda idratazione a livello di inci, a differenza della Boom Boom Cream, ma ha veramente un buon inci. Ha una base di olio di mandorle dolci, olio di soia, poi abbiamo burro di karité, ma mascherivilo più piccolo. Poi abbiamo. Oddio, non vedo più niente. Olio di cocco, olio di semi di girasole, olio di carota, una serie di estratti, una vitamina C derivata, è veramente un bel prodotto. E ultimo, mamma che profumo, mamma mia, ultimo prodotto che vi straconsiglio. Di questo vi ho parlato, no? Allora, questo non è low cost, è preso in gamma, ma adesso che fa sempre saldi a fine estate, Kiko. Se lo trovate in saldo, compratelo. È della collezione estiva, l'Unexpected Paradise, ed è l'highlighter 01 Light of Venus. Allora, è un illuminante cotto, quello qua su. Tipo, se voi odiate gli illuminanti glitterati o che texturizzano la pelle, questo è il vostro. È super smooth, super micronizzato, ha una bellissima perla, ma non è too much, comunque è stratificabile. L'ho messo anche all'angolo interno dell'occhio. Se lo trovate in sconto, io vi consiglio di prenderlo. E l'ultimo prodotto è per i capelli. È una maschera che ho comprato incuriosita da PAC Colore e Recensioni. E l'ho fatta anche con la mia migliore amica a casa sua. E ci è piaciuta da matti a tutte e due. Il marchio si chiama Coconut Lane London. E la maschera è la Palm PVR Air Rescue Mask con Coconut Oil and Stimulating Caffeine. Allora. Questa maschera, oltre ad essercene un bidone, sono 200 ml, si mette dai 10 ai 20 minuti sui capelli precedentemente lavati, anche in cute. Ha un effetto leggermente rinfrescante, ma leggermente, non è tipo mentolato da dire oh, mi viene freddo, lo percepite pochissimo, ma lascia i capelli super idratati e super morbidi, ma anche per chi come me ha i capelli sottili non li appesantisce. È super, super, super buona. Tra l'altro contiene anche pantenolo, olio di sesamo, sto guardando, olio di argan, olio di jojoba, proteine idrolizzate del grano. È comunque un prodotto molto interessante, specialmente per il prezzo, e ci è piaciuto tantissimo, fa veramente bene i capelli e costa poco. Bene, prodotto Jolly, volante ve la butto lì. L'esfoliante in stick di Elf. Se volete uno scrub per labbra strong ma in stick, consigliato. Bene, vi ho detto tutto. Queste sono state le mie super scoperte low cost. Scrivetemi nei commenti le vostre e se volete altri video low cost, se vi piacciono, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un bacione!